più connessi all'alta velocità. Con lo sblocco di 9 miliardi di euro destinati alla tratta Salerno-Reggio Calabria, i collegamenti da e per la Basilicata saranno più rapidi, sia per chi partirà da Betaponto, Ferrandina e Potenza, sia per chi si muoverà dalle aree di Maratea o Villa d'Agri. Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle infrastrutture, reti idriche, trasporti e protezione civile della Regione Basilicata. Ringrazio il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha detto, per l'attenzione riservata al Mezzogiorno e alle esigenze di noi lucani. Con il presidente Bardi sapremo capitalizzare al meglio una simile opportunità. Questo servizio ci avvicinerà alle principali città italiane, tra cui Roma e Milano, con tempi di percorrenza ancora più ridotti. Se attualmente, di fatto, prosegue l'assessore, i treni veloci sono vincolati a un'andatura standard da Salerno in direzione Potenza, con la futura linea e con le graduali aperture a partire dal 2026 avremo un transito più rapido e con un comfort di livello superiore. L'alta velocità, prosegue Pepe, è il sistema di trasporto di terra più celere e innovativo. I convogli utilizzati in Italia sono tra i più performanti d'Europa. Dunque, conclude l'assessore, come ho già avuto modo di dichiarare, a fine legislatura avremo una regione più connessa alle principali reti di collegamento, superando l'antico isolamento.